Ciao a tutti, io mi chiamo Federico Maio, faccio il regista cinematografico e oggi voglio rispondere a una delle domande che mi fanno più spesso, ovvero che programma utilizzi per montare i video. Partiamo! Oggi sono in una postazione un attimino strana perché sono nel balcone, visto che in questo periodo siamo in fase di ristrutturazione del nuovo studio e quindi diciamo ha preso un po' più di tempo del previsto, e siccome in questo periodo volevo già iniziare con la parte tutorial, quindi la parte più tecnica di questo canale, ho deciso di cominciare lo stesso. Comunque partiamo subito con la risposta a questa domanda. Praticamente è molto semplice, io utilizzo il sistema Apple per lavorare perché da un paio di anni mi sono approcciato a questo sistema. Per quanto riguarda il montaggio, se state iniziando adesso, appunto la domanda è finalizzata a montare magari cose semplici come potrebbero essere il video delle vostre vacanze o il battesimo di vostro cugino, la cosa che diciamo dovete tenere a mente è che quando voi parlate di montaggio, il montaggio non è altro che appunto la sistemazione delle clip fondamentalmente. Cioè, un programma di montaggio deve servire a questo, che poi abbia tantissime altre cose come per esempio la possibilità di inserire i filtri o la possibilità di inserire il testo o qualsiasi altra cosa, quello viene dopo. La cosa con la quale diciamo dovete subito approcciarvi nella maniera giusta è la sistemazione e appunto il taglio delle clip, in modo tale che il vostro montaggio sia come lo volete voi, quindi potete sistemare il tutto per rendere il prodotto finale esattamente come vi serve. Un buon programma di montaggio serve solamente a fare il montaggio, tutto il resto è secondario. Quindi la cosa che secondo me è importante per un programma di montaggio è l'interfaccia. Programmi di montaggio diciamo ce n'è di tanti tipi, però ovviamente se voi andate a cercare su internet e in altri video di altre persone che trattano questo argomento, diciamo si ritorna sempre sugli stessi, che possono essere Vegas, Avid, Premiere, pure DaVinci Resolve, Final Cut e iMovie. Io quando ho cominciato con Sony Vegas e diciamo mi sono trovato subito bene, perché il primissimo programma di montaggio appunto che mi permetteva di fare quelle quattro cavolate che facevo quando ho cominciato era Movie Maker, ma Movie Maker non è un programma di montaggio professionale assolutamente, quindi a me serviva fare uno step in più e all'epoca ho iniziato a usare Sony Vegas. I problemi non erano legati al programma in sé, ma erano legati al fatto che io stessi appunto lavorando su una macchina con sistema Windows, quindi questa cosa qui era problematica per me, perché comunque diciamo anche se avessi speso un po' per la parte hardware, quindi per il computer, scheda video eccetera eccetera, l'avevo assemblato, non mi trovavo comunque bene. Ho fatto una prova con un Mac utilizzando iMovie e io mi sono trovato subito benissimo. Cioè iMovie è il programma base come dovrebbe essere Movie Maker per Windows. Però la differenza qual è? Che iMovie è già sviluppato per essere un programma amatoriale, cioè già tu puoi fare dei montaggi carini con iMovie. Io ho visto che l'approccio con l'interfaccia era completamente diverso. Per quanto Sony Vegas mi soddisfacesse nel montaggio, comunque io avevo problemi con Windows e dovevo cambiare sistema per forza. E ho visto che iMovie mi eliminava già problemi che un programma professionale come Vegas su Windows mi dava, quindi praticamente su un sistema molto meno performante a livello hardware io riuscivo ad avere resa maggiore su un Mac con un programma non professionale. Quindi ovviamente qual era poi lo step successivo? Passare a un programma migliore per Mac. Una volta che ho acquistato il sistema Apple, ho cercato il programma migliore che potessi trovare per appunto montare i video al meglio. E il programma migliore con la quale ancora oggi mi trovo bene e riesco praticamente a fare tutto dal montaggio, e poi ovviamente mi dà la possibilità di fare altre cose come la color e tante altre piccole cosine che possono servire per avere diciamo un po' tutto nel programma di montaggio. Quindi ti deve permettere anche di fare un po' di color, ti deve permettere di gestire bene l'audio e tutte queste piccole cose qua. Quindi l'interfaccia era ottima, quindi io mi approccio al montaggio in una maniera fantastica, che con gli altri è tutto un po' macchinoso. Premiere, Avid, che sono programmi anche professionali, ti fanno arrivare a delle cose che con magari
con Final Cut ci arrivi in meno tempo, le fai prima. Sicuramente ti danno qualche possibilità in più a livello anche di interfacciarsi, ad esempio i programmi Adobe riescono a interfacciarsi l'uno con l'altro e a permetterti di passare un progetto da un programma all'altro. Però diciamo, se tu devi semplicemente montare, non sei uno smanettone, io sono il minimo per risolvere i miei problemi. Non mi metto a nerdare più di tanto, perché non mi serve. Io devo avere una cosa che mi permetta di importare le clip, editare ed esportare. Questo è quello che serve. E con Final Cut io praticamente lavoro da anni, cioè ho fatto anche cortometraggi, film, programmi televisivi, ho fatto qualsiasi cosa e praticamente non mi dà nessun problema. L'unica cosa, però, anche con Premiere, così, anche con Avid, anche con Vegas, è che è a pagamento. Però dico, quando spendi quella cifra per avere un programma comunque ti permette di fare tutto, è una cosa secondo me abbastanza accettabile. Mentre un altro programma che da qualche anno a questa parte ha preso piede, è professionalissimo, è anzi secondo me uno dei programmi più belli che abbiano creato e ti permette di fare veramente tante cose, si chiama DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ha una versione gratuita, completa, praticamente con questa versione già tu puoi fare tutto quello che ti serve. È professionale, quindi già hai un approccio professionale, ma con un'interfaccia secondo me smart. Lo capisci il programma, a prescindere diciamo dal fatto che sia un programma professionale, è molto facile da capire. Cioè, se tu ti devi limitare a montare un video e a mettere la musica sotto, lo puoi fare tranquillamente. È molto simile a Premiere, molto simile anche a Final Cut. La differenza è che è gratuito. Se tu già ti vuoi approcciare a un programma professionale e non hai budget, secondo me questo è un ottimo software, perché ha tutto quello che serve. Ce l'ha anche Final Cut, però qui secondo me siamo ovviamente a un livello un attimino superiore, perché Final Cut ci montano anche film. Ad esempio, un film molto famoso che è stato montato con Final Cut è Focus di Will Smith. Non so se l'avete visto. Comunque, per certe cose necessita sempre di essere affiancato a qualche altro programma. Come ad esempio la Color, secondo me su Final Cut è inutile farla. Bisogna sempre approcciarsi a un altro programma. Quindi io per esempio adesso mi sto buttando proprio su DaVinci, perché alla fine il montaggio è quello. Cioè, come monti su Final Cut, monti su DaVinci. In più hai la possibilità di fare la Color professionale, perché fare due passaggi. E credo che per me questo possa essere il mio futuro. Quindi, tirando le somme, i programmi che mi sento di consigliarvi sono iMovie, che è gratuito. Addirittura sul cellulare è quasi uguale al computer, quindi per assurdo potreste anche montare con l'iPhone o con l'iPad. Final Cut, se volete spendere qualcosina e avere un programma che vi permette di fare tutto in una maniera molto semplice, è facile da capire. Se volete subito approcciarvi a un programma professionale e quindi perderci un attimino di tempo, è gratis, è intuitivo, ma non quanto Final Cut, DaVinci. Premiere, Vegas e Avid ovviamente sono consigliatissimi per il montaggio, però sono programmi super professionali, cioè non sono intuitivi, non ti danno spazio se stai iniziando da poco, quindi sono consigliatissimi, c'è da spendere dei soldi, però con gli altri riuscite a fare le stesse cose e secondo me anche in maniera più veloce. Su queste cose c'è poco da fare. Per esempio, se il mio consiglio spassionato è di cominciare subito con Final Cut e DaVinci, poi ovviamente dovete approfondire voi, perché una volta che iniziate a fare queste cose qui, ovviamente meglio della pratica non c'è niente. Io penso di aver detto tutto. Questa serie, diciamo, più tecnica, inizia adesso. Fatevi un giro nel canale, perché nel canale c'è anche altra roba. Nella descrizione vi metto tutti i link utili, anche il trailer del mio film e i canali social dove tenervi aggiornati su quello che farò. E niente, io vi ringrazio. Questo può essere anche uno spazio simpatico dove potrete, diciamo, fare delle domande a una persona che fa il regista e chiedere delle cose tecniche che magari vi incuriosiscono. Io cercherò di rispondere, diciamo, alle domande con questi video, alle vostre curiosità o a quello che vi serve per migliorare questo aspetto. Farò anche dei video di fotografia, infatti l'idea è questa: alternare l'argomento video e fotografia. E in descrizione metterò anche il link riguardante i nostri workshop e corsi che stiamo organizzando e saranno attivi non appena apriremo lo studio nuovo. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video.